In questo mio intervento andremo ad analizzare le similitudini e differenze che intercorrono tra i Valar dell'immaginario tolkieniano e quegli dei Pantheon antichi che hanno ispirato appunto il professore. E direi che possiamo partire dall'alto. Partirei proprio con Eru Ilúvatar, che appunto è tra tutte le entità divine tolkieniane, è diciamo la divinità per eccellenza, perché appunto Eru Ilúvatar è colui che crea i Valar, l'atto di creazione parte da lui. Tuttavia, dopo aver creato i Valar, Eru Ilúvatar diciamo cede a loro il dominio, non tanto il dominio, ma quanto la capacità di intervenire poi sul mondo. Diciamo che poi, nonostante lui ci sia e sia comunque l'entità più potente, diciamo che lascia agli altri la capacità di intervenire. E questa è una cosa che accade in tantissime mitologie, proprio in tutto il mondo, anche tra i nativi americani, per esempio, e specialmente questo accade anche nella tradizione specialmente medio orientale. Ad esempio, mi viene in mente Ahura Mazda, che è il dio della tradizione mazdea zoroastriana diffusa in Persia. Ahura Mazda è un dio di luce, di verità, di bontà, e a sua volta emana proprio come emanazioni delle entità, sette entità che si chiamano Amesha Spenta e sono delle sorte di arcangeli. Il compito degli Amesha Spenta è appunto quello di badare alla creazione, ognuno di essi ha un dominio specifico. Ad esempio, c'è l'Amesha Spenta che presiede sul fuoco, quello invece sugli animali, sulla natura e la crescita vegetale, chi invece sull'acqua, sui metalli. Quindi ciascuno ha appunto un suo campo d'azione particolare. E questi Amesha Spenta staranno poi al fianco del dio Ahura Mazda nel momento della grande battaglia finale, quando si andrà a combattere contro Angra Mainyu, il nero dragone della menzogna e della tenebra, che rappresenta il nemico di Ahura Mazda. E già questi elementi li possiamo comunque ritrovare anche nel Silmarillion e nella tradizione tolkieniana. In ogni caso, Eru Ilúvatar ci ricorda anche delle appunto divinità medio-orientali come quelle mesopotamiche. Sembra strano magari associare Tolkien e i suoi scritti alla mitologia mesopotamica, di solito si tende più ad associarlo con il mito norreno, ad esempio. Tuttavia Tolkien stesso in una lettera afferma che un amante e conoscitore profondo del linguaggio come lui non poteva di certo ignorare la tradizione mesopotamica, che è appunto la prima che ci lascia un linguaggio scritto e una mitologia appunto scritta in caratteri cuneiformi. Comunque la scrittura nasce appunto in Mesopotamia. E in Mesopotamia, nel Pantheon sumero babilonese, la divinità principale si chiamava Anu. Quindi un altro dio con un nome molto breve, tre lettere molto incisive, Anu, che appunto è un dio celeste, è il dio che sta nei cieli, Anu significa appunto cielo, ed egli è un dio così importante che addirittura i sumeri per scrivere la parola dio utilizzavano il dinghir, che era una sorta di asterisco, simbolo tracciato appunto in cuneiforme, e veniva utilizzato questo simbolo prima dei nomi degli dei per attribuire quindi natura divina. Ebbene, Anu non aveva questo simbolo, Anu era quel simbolo. Il nome di Anu era appunto la parola stessa per indicare il dio, e questo già ci fa capire quanto fosse importante. E tuttavia, nonostante la sua importanza, no, egli non è il capo del Pantheon. A sua volta lascia che siano i suoi figli, in questo caso, ad agire su quella che sarà poi la creazione. E se il nome di Eru, anche qui tre lettere molto brevi, molto incisive, ci può un pochino ricordare Anu. Ancor di più, Ilúvatar ci può invece ricordare Ilmatar, che è un personaggio che fa parte della creazione della mitologia ugrofinnica.
dal Kalevala, che Tolkien, sappiamo, amava particolarmente. Ilúvatar e Ilmatar hanno veramente tantissime lettere in comune, e la stessa Ilmatar è uno spirito dell'aria che viene a creare il mondo grazie a un uovo che le viene deposto su un ginocchio. Questo uovo poi cade e si spacca, e dai suoi frammenti poi Ilmatar darà forma a monti, pianure, insomma creerà tutto il mondo. E quindi abbiamo parlato di Eru Ilúvatar che lascia ai Valar, diciamo, poi l'intervento sul mondo. E infatti il capo, diciamo, del Pantheon dei Valar è Manwë Sulimo, così come anche Anu ha lasciato che fossero i suoi figli a dominare il mondo, diciamo. E i figli principali, il figlio principale di Anu, che è colui che poi diviene il capo del Pantheon Sumero, si chiama Enlil, ovvero il signore dei venti. E Enlil ha un fratello e rivale che si chiama Enki, e mentre appunto Enlil è il signore del cielo, dell'aria, dei fenomeni appunto atmosferici che si verificano in alto, Enki è invece il signore delle acque sotterranee e delle scienze. E mentre Enki è amico dell'umanità, perché è stato lui a crearla, Enlil è invece un dio piuttosto severo. Infatti è Enlil a mandare il diluvio universale quando appunto si sente infastidito dalla corruzione che ormai si è impossessata degli uomini. Ebbene, torniamo adesso nell'immaginario tolkieniano, vediamo chi è appunto il capo del Pantheon, è Manwë Sulimo, dove la parola Sulimo significa proprio signore dei venti, proprio come Enki. Anche Manwë ha un fratello e rivale, perché non dimentichiamoci che Manwë e Melkor sono fratelli nella mente di Ilúvatar. Però Melkor, come sappiamo, poi cadde, si ribellò, e quindi i due divengono rivali. Inoltre, anche Manwë è colui che, diciamo, manda un diluvio, perché è lui che desidera che Numenor venga sommersa, perché appunto anche lui è amareggiato dalla corruzione che vi si è quindi diffusa. Dalla cima del monte Taniquetil, Manwë vede tutto ciò che accade nel mondo, e soprattutto le creature piumate volano sino a lui e gli portano le notizie appunto di ciò che vedono sorvolando la terra, soprattutto le aquile, che sono appunto gli animali che a Manwë sono maggiormente cari. Ora, se cerchiamo se cerchiamo qualche divinità dei Pantheon antichi che possa avere a che fare con questo che abbiamo scoperto di Manwë, beh, sicuramente ci viene in mente Zeus. Anche Zeus è il capo di un Pantheon, anche Zeus ha a che fare con l'aria, con appunto i fenomeni atmosferici che avvengono nel cielo. Anche Zeus si trova sulla cima di un monte, l'Olimpo, e da lì vede tutto ciò che accade sotto di lui, e anche Zeus ha come proprio animale sacro l'aquila. Ma se andiamo a guardare in un altro Pantheon ancora, andiamo stavolta nel Pantheon norreno, anche qui il capo del Pantheon, che è Odino, e a sua volta ha un seggio posto in alto, un seggio da cui può vedere tutto ciò che accade nel mondo. Questo seggio si chiama Hlidskjalf, e appunto si dice che quando Odino siede lì sopra nulla può sfuggirgli. Inoltre anche Odino ha due creature piumate che sorvolano il mondo e gli portano notizia di quanto vi accade. Stavolta però non si tratta di aquile, ma si tratta di corvi. E tornando a Manwë, vediamo che ha una moglie, perché comunque i Valar quasi tutti sono a coppie, quindi marito e moglie, e c'è sempre un nesso logico molto interessante che appunto queste coppie condividono. Infatti la moglie di Manwë è Varda, la signora delle stelle, colei che a sua volta vede tutto quanto, e Varda chiamata anche Elentari, appunto colei che crea le stelle. E anche la parola comunque Elentari, Elen, ci ricorda anche la parola greca per dire stella.
che appunto Helen, quando, la, il nome Elena, infatti, se per chi non lo sapesse, significa appunto stella, e ha assolutamente senso che un personaggio come Manuel legato all'aria, quindi alle regioni celeste, abbia una moglie che appunto è Varda, la signora delle stelle. E passiamo a un altro dei più importanti tra i Valar, ovvero Ulmo, che è il signore del mare. E è interessante, secondo me, che il nome Ulmo significhi colui che versa. A me questa cosa fa venire in mente l'immagine, ad esempio, dell'acquario. La costellazione dell'acquario, infatti, rappresenterebbe un uomo che tiene tra le mani una grande anfora con che appunto versa, fa uscire acqua che non finisce mai. E questo lo riconduce a Enki, appunto il signore delle acque sotterranee. Però in ogni caso Ulmo, diciamo che rappresenta in maniera perfetta l'archetipo di divinità del mare, perché appunto, se ci pensiamo, è alla guida di un carro trainato da un narvalo e un'otaria, suona uno degli ulumuri, che è questo corno che è formato da una conchiglia, quindi una divinità del mare per eccellenza. Se cerchiamo all'interno dei pantheon antichi delle divinità che possano essergli associate, diciamo, non è difficile equipararlo a Poseidone nel mito greco, a Njord nel mito norreno, ma probabilmente il dio dei mari che più si avvicina alla natura di Ulmo è Ati, che è il dio finlandese dei mari. In ogni caso, Ulmo come potenza del mare è una potenza indomita. L'acqua comunque sempre è stata considerata in tutte le epoche una forza veramente prorompente e difficile da soggiogare. Lo stesso Melkor teme Ulmo, sa benissimo che la potenza dell'oceano non può assolutamente essere imbrigliata, quindi si guarda bene, insomma, dall'andare a disturbarlo. E anche questo elemento compare già nelle religioni medio orientali. Ad esempio, anche nella Bibbia, prima di passare alla creazione, quindi anche proprio nella tradizione ebraica delle origini, ecco che Dio deve portare ordine nel mondo, ma prima di tutto deve soggiogare Tehom, che è appunto quella potenza indomita delle acque salate. E questa stessa cosa proviene probabilmente dal mito sumero. Anche qui, infatti, vi è una grande madre delle acque salate, il cui nome è Tiamat, e prima di poter compiere la creazione, ecco che Tiamat deve essere sconfitta. Quindi l'acqua che rimane questa potenza assolutamente difficile da domare. Un altro dei Valar più importanti è Aule, il signore della forgia, colui che trae dalle profondità della terra metalli preziosi e appunto che li lavora nella sua fucina, dando origine a creazioni meravigliose. E all'interno di quasi tutti i pantheon al mondo esistono delle divinità che sono proprio associate alla forgia, nel senso che è il loro scopo principale, quello appunto di essere fabbri. Mi viene in mente ad esempio Efesto nella tradizione greca, Vulcano in quella romana, Govannon in quella celtica, e veramente si può andare avanti all'infinito, Tvashtar nell'induismo, Ilmarinen nella tradizione finlandese. Però c'è una cosa interessante, ovvero nel mito norreno non c'è una vera e propria entità proprio associata solamente alla forgia, però i norreni associano alla forgia, quindi all'essere dei fabbri, un'intera stirpe, ovvero quella dei nani, perché nel mito norreno sono sempre i nani che vanno a creare gli artefatti più straordinari, persino gli artefatti nelle mani degli dèi. E guarda caso, i nani sono le creazioni di Aule, quindi comunque diciamo che tutto torna. E nel mito norreno, appunto, i nani, oltre ad aver creato ad esempio Mjolnir, il famoso martello di Thor, hanno creato anche un oggetto molto più piccolo, ma molto, non molto più importante del Mjolnir, però comunque di grande importanza a sua volta. Questo oggetto si chiama Gleipnir,
e appare come un sottilissimo nastro di seta che sembrerebbe si possa strappare con poco sforzo. E invece Gleipnir è praticamente indistruttibile e viene utilizzato per incatenare Fenrir, il ferocissimo lupo figlio di Loki. Una cosa molto simile a questo avviene anche nell'immaginario norreno, perché Aule forgia Angainor. Angainor è una catena infrangibile, appunto, che viene utilizzata per incatenare Melkor. E come vedremo anche nel corso di questa trattazione, le somiglianze tra Melkor e Loki sono veramente molte. Anche Aule comunque ha una divina consorte tra le Valier, appunto sua moglie è Yavanna. Yavanna, la dispensatrice di frutti, colei che appunto presiede alla crescita vegetale, al raccolto, alla natura che dona sostentamento. Ed è, secondo me, bellissimo anche l'accostamento Aule Yavanna. Appunto, anche ad esempio nei miei social ho utilizzato un'illustrazione oggi che appunto mi piace molto, proprio perché mostra Aule roccioso, forte come la terra nelle sue profondità, e sopra di lui è adagiata Yavanna, che invece ha l'aspetto di una dea naturale, che invece rappresenta la terra, nel senso terra che porta alla luce non tanto metalli preziosi e gemme, ma che porta alla luce comunque qualcosa di molto importante e prezioso, appunto i semi che poi daranno frutti. Quindi entrambi sono legati alle profondità della terra, che poi buttano fuori qualcosa di importantissimo. E in questi entrambi aspetti di terra che fa nascere oro o che fa nascere grano, e secondo me c'è entrambi questi aspetti vengono racchiusi in una figura della mitologia norrena che è Freya. Freya è una dea che ha tantissimi aspetti, tantissime sfaccettature, tra le quali è una dea della prosperità, dell'abbondanza, una dea della ricchezza. Infatti, in un mito, Freya discende proprio nelle profondità della terra e lì incontra dei nani. E questi nani forgiano per lei Brisingamen, una collana magnifica fatta di oro puro che splende sotto i raggi del sole e provoca grande invidia, perché non vi è al mondo artefatto più bello. E nel portare questa collana d'oro in superficie, ecco che appunto c'è questo paragone, come l'oro che nasce dal cuore della terra e poi va a splendere sotto i raggi del sole dopo essere stato lavorato, così anche i semi nascono nel cuore della terra e poi vengono portati in superficie e rilucono sotto il sole come spighe di grano. Ma se andiamo a cercare anche in altre mitologie qualcuno che possa avere a che fare con il grano, con la maturazione appunto dei raccolti, troviamo Demetra. E ho scelto Demetra perché appunto è una dea piuttosto matura del raccolto. Yavanna infatti è la sorella maggiore di Vana, e mentre appunto secondo me possiamo associare Yavanna a Demetra, Vana, che è la dea, diciamo la fanciulla, colei che fa sbocciare i fiori, colei che rappresenta una natura ancora molto giovane, che rappresenta la primavera. E secondo me Vana in questo paragone potrebbe essere associata a Persefone, se Yavanna è Demetra. Una cosa interessante di Vana è il suo nome, perché Vana probabilmente ha molto a che fare con la stirpe dei Vani, che è una delle due stirpi divine che compaiono nella mitologia norrena. E infatti qui esistono due genealogie di dei. La prima è quella degli Æsir o Asi, che sono degli dei patriarcali, degli dei guerrieri che appunto dominano, fanno la guerra. Mentre dall'altro lato vi è un'altra stirpe, che è quella dei Vanir o Vani, che è invece una stirpe matriarcale dedita alla natura, dedita all'agricoltura, alla terra. E quindi il fatto che Vana porti questo nome probabilmente comunque ha un suo senso, e anche qui vediamo che Tolkien nella scelta lessicale assolutamente non compiva scelte casuali, ma ponderava attentamente ogni cosa, e anche questa è una cosa bellissima di tutta la sua opera. In ogni caso, Vana era la moglie di Orome.
Orome il Vala cacciatore, colui che combatte le creature mostruose, insomma le creature malvagie, che vaga attraverso la Terra di Mezzo, uno dei pochi Valar che fa questo. Infatti è proprio Orome che conduce gli elfi verso Valinor, colui che li incontra per primo. E inoltre Orome è anche il possessore del Valaroma, che è un grande corno da caccia che appunto fa risuonare con tutta la sua potenza. Ebbene, se dobbiamo andare a cercare nei vari pantheon antichi a chi associare Orome, quali figure potrebbero aver ispirato appunto questo personaggio, una delle prime cose che mi vengono in mente è l'associazione Orome-Orione. Orione nel mito greco è appunto un cacciatore. E un cacciatore tra i migliori in assoluto. Infatti si dice che Gea, la madre terra, non possa far altro che partorire creature mostruose. Sappiamo che gran parte dei mostri del mito greco sono appunto figli della terra, e Orione instancabilmente li abbatte uno dopo l'altro, tanto che alla fine subirà anche la sua vendetta. Un altro cacciatore, un altro dio cacciatore poco conosciuto ma interessante, è invece Onuris. Onuris invece appartiene al mito egizio e non è tanto conosciuto in realtà, perché è una divinità locale. Quando poi in Egitto ci fu l'unificazione del culto, diciamo che le divinità locali vennero un attimino dimenticate. Tuttavia era importante, perché se ci pensiamo, ad esempio, quando Sekhmet, la dea leonessa, impazzì e fuggì nel deserto, Ra non era in grado da solo di ritrovarla e dovette affidarsi proprio a Onuris, perché appunto questo cacciatore era l'unico in grado di attraversare il deserto, di seguire le tracce di Sekhmet anche appunto tra le dune, nei territori più inospitali, per poi riportarla indietro. Ma secondo me la divinità che più può assomigliare a Orome e che sicuramente ha avuto a che fare in qualche modo con l'ispirazione che poi lo ha visto nascere appartiene al pantheon norreno, e si tratta di Heimdall. E anche Heimdall è un dio che vaga tra gli uomini, tra le genti, uno appunto dei primi dei che mostra interesse verso gli esseri umani. Anche lui giunge dal mare dove è nato e quindi arriva tra gli uomini, rimane anche tra loro per qualche tempo, tanto che alla fine le classi sociali nascono appunto grazie all'intervento di Heimdall. Anche lui inoltre possiede un grande corno, in questo caso si chiama Gjallarhorn, e quando arriverà il momento della grande battaglia finale, il momento del Ragnarok, allora Heimdall darà fiato appunto al suo Gjallarhorn per riunire gli dei e avvisarli che è il momento appunto di scendere in campo. E adesso andiamo a vedere uno dei Valar più interessanti, diciamo, a me almeno piace molto appunto per il suo essere cupo, però comunque avere dei risvolti comunque anche gentili, come vedremo. E si tratta di Mandos, il cui nome tra l'altro non sarebbe Mandos, il suo vero nome è Namo, e Namo significa il giudice, perché egli è infatti il giudice dei morti. E il nome Mandos significa fortezza, e si riferisce alle sale di Mandos, dove appunto i defunti andranno a raccogliersi nell'attesa poi di raggiungere le loro dimore definitive. Quindi Mandos come dio dei morti, come giudice, colui che li raduna, ricorda tantissimo naturalmente il greco Ade, ma proprio lo ricorda anche nel senso che se ci pensiamo, Ade dimostrò anche gentilezza nei confronti di Orfeo, quando Orfeo raggiunse l'Ade e cantò, pizzicò le corde della sua lira raccontando del suo amore per Euridice, del modo in cui l'aveva persa, allora anche Ade si commosse e permise a Orfeo di provare perlomeno a riportare Euridice nel mondo dei vivi. E allo stesso modo anche Mandos si commuove sentendo il canto di Lúthien, quando appunto lei raggiunge le sue aule
gli racconta del suo amore per Beren, canta di quello che hanno compiuto, allora anche in questo caso Mandos permetterà loro di tornare. Mandos, tra l'altro, è colui che maledice i Noldor e colui che fa la profezia della Dagorath, appunto la grande battaglia finale dove Melkor, che è stato gettato nel vuoto, riuscirà a tornare e in questo caso i Valar e in realtà tutte le potenze del bene dovranno unirsi per combatterlo. E questa battaglia sarà così epocale che l'intera terra finirà con l'esserne distrutta, ma non c'è da temere perché ci sarà una nuova musica degli Ainur e ci sarà quindi una nuova creazione, ci sarà un rinnovamento. Ed è interessante che sia proprio Mandos a fare questa profezia, perché anche nel mito norreno la profezia del Ragnarok, che appunto assomiglia molto a Dagor Dagorath, anche qui appunto c'è la Loki che riesce a sfuggire alla sua prigione e che appunto prevede una grande battaglia tra le forze del caos e le forze dell'ordine, perché nel mito norreno non c'è tanto bene e male quanto invece ordine e caos. Anche qui la terra verrà distrutta da questa grande battaglia, ma ci sarà poi un nuovo ciclo. E questa profezia viene fatta proprio nell'oltretomba da una veggente, quindi sono parole anche in questo caso che giungono dalle profondità del mondo ctonio. In questo caso è Odino stesso che va a interrogare la veggente perché suo figlio Balder ha degli incubi e quindi lui percepisce che ci sia qualcosa di strano all'opera e si reca quindi nell'oltretomba ad Helheim, nel reame ctonio, per interrogare questa veggente. Tornando a Mandos, anche lui ha una divina consorte. La moglie di Mandos è Vaire, Vaire la tessitrice, colei che intesse l'arazzo della storia del mondo, colei che conosce anche i destini. E questo suo tessere i destini la lega a molte figure. Ad esempio nel mito norreno, coloro che intessono i fili del fato sono le Norne. E anche le Norne dimorano proprio non proprio nell'oltretomba, ma tra le radici di Yggdrasil, l'albero cosmico, quindi nei reami inferiori. Un po' come anche le Moire nel mito greco, come le Parche nel mito romano, appunto queste figure di queste tessitrici del destino. Ma nel mito norreno vi è anche una dea che proprio intesse viene rappresentata mentre fila, ed è Frigg. Frigg è appunto la moglie di Odino, e anche se parlando di Odino l'abbiamo piuttosto associato a Manwë come appunto capo del Pantheon, e tuttavia Odino ha tantissime sfaccettature diverse. Infatti Odino è il signore della magia, il signore della guerra, il signore della saggezza, e Odino inoltre possiede anche una sala, anche lui, dove i defunti vengono condotti in attesa. Infatti Odino chiede alle valchirie di calcare appunto sopra i campi di battaglia, cercare i guerrieri defunti più meritevoli e condurli nel Valhalla, dove appunto continueranno ad allenarsi appunto in attesa della grande battaglia finale. Le aule di Mandos si chiamano Ve, che significa appunto attesa, quindi questa cosa può ritornare. E un'altra cosa che a me piace tantissimo è questo richiamo, è il fatto che Mandos abbia un fratello, assieme sono i Feanturi, e appunto il fratello di Mandos è Irmo. Irmo o Lórien è appunto il Vala del riposo, dei sogni, della quiete, ed è bellissimo il fatto che siano fratelli perché a me ricordano moltissimo Thanatos, il dio della morte, e Hypnos, il dio del sonno, quindi il sonno e la morte, che sono fratelli sia nel mito greco che anche nell'immaginario tolkieniano. Thanatos e Hypnos vengono raffigurati come due fanciulli alati, dove Thanatos però ha le ali nere, che tengono tra le mani un mazzo di papaveri, appunto il papavero che è legato al sonno, all'oblio. E si racconta inoltre che quando un morente appunto sia costretto a letto, ecco che appunto Thanatos e Hypnos vadano al suo capezzale per contenderselo.
Infatti si dice che se questa persona purtroppo non si risveglierà, allora Thanatos l'avrà avuta vinta, ma se invece dopo un lungo sonno agitato tornerà a svegliarsi, allora è stato Hypnos ad averla vinta. E Irmo, che è appunto il Vala dei sogni, ha anche lui una sposa, e la sua sposa si chiama Este, e lei è la dea del riposo, della guarigione, di quella pace che ti arriva appunto grazie anche appunto al riposare. Quando infatti ci sentiamo male, no, appunto no, siamo stanchi, anche non stiamo benissimo, è proprio il riposo che ci fornisce la prima e più essenziale delle guarigioni. E il nome Este assomiglia tantissimo al nome di una divinità greca che è Estia, conosciuta anche dai romani come Vesta. E Estia sarebbe la dea del focolare domestico, quindi colei che si prende cura dei familiari, appunto di coloro che abitano nella tua stessa casa. E è proprio molto bello il fatto che Estia sia una delle divinità, è sorella di Zeus, quindi insomma è una tra i 12 grandi dell'Olimpo, ha uno dei seggi, era suo. Tuttavia Estia, e questa cosa c'è anche in Este, in alcune versioni, non partecipa tanto volentieri ai raduni, diciamo, ai concili degli dei, così come anche Este si tiene un po' lontana dal concilio dei Valar. E si racconta di Estia appunto che quando suo nipote Dioniso assurse tra gli dei, perché Dioniso non nasce Dio, è un po' come Ercole, nasce da una dea da una donna mortale e da Zeus, e anche Dioniso per arrivare poi nell'Olimpo dovrà veramente dimostrare con grandi avventure, nonostante Era non facesse altro che ostacolarlo, dovrà dimostrare di essere degno. Quando alla fine arriverà all'Olimpo, ahimè, i 12 seggi divini sono tutti occupati, quindi lui non potrebbe assurgere allo stato di divinità. E allora Estia, diciamo, vede questo suo familiare che si è distinto ed ecco che gli cede il suo posto. E quindi Dioniso entra a far parte di uno dei 12 ed Estia è pronta a farsi da parte. Questa cosa è molto bella, rappresenta appunto la sua anche generosità, è pronta a farsi da parte per un membro della sua famiglia. E sempre parlando di famiglie, vi ho detto che appunto Mandos e Irmo sono fratelli, ma hanno anche una sorella e si chiama Nienna. Nienna è tra le Valier colei che piange, è tra le Valier quella del dolore, appunto del pianto, ma lei non piange per se stessa, lei versa lacrime perché è mossa a compassione dal dolore degli altri, quindi comunque è una dea benevola. E allora mi sono chiesta, ma ci sono dee del dolore anche negli altri pantheon? Ad esempio nel pantheon greco, nella mitologia greca, c'è una dea del dolore? Sì, c'è. Si chiama Acli. E anche lei è appunto una dea del lamento, del dolore, del pianto, però non è benevola come Nienna. Anzi, Acli spesso viene descritta come odiosa, inquietante, infatti ha il volto e anche le mani scarnificate come un cadavere, insomma rappresenta proprio il lutto e il pianto, anche nella sua parte un po' più inquietante. E in questo mi ricorda un pochino la norrena Hel, che è la signora dell'oltretomba, quindi Helheim, e che il suo aspetto è per metà quello di una bellissima fanciulla, per metà quello di un cadavere. Anche Hel si troverà ad avere a che fare con delle lacrime, e nel momento in cui Balder, il bellissimo, luminoso e amato da tutti figlio di Odino, morirà, e quindi finirà nelle sue aule a Helheim. E Odino manderà il suo messaggero da Hel a richiedere indietro Balder, desidera che torni tra gli dei. Però Hel mette un veto, dice che Balder potrà tornare tra gli dei, ma solo se ogni creatura del mondo verserà una lacrima per lui. Quindi in questo modo, dimostrando che tutti lo piangono, Balder potrà tornare. Tuttavia, Balder era morto a causa delle macchinazioni di Loki.
E quindi, quando è il momento di Loki di versare una lacrima, lui naturalmente non lo fa. Con tutta la fatica che ha fatto per toglierlo di mezzo, diciamo, adesso non è pronto a piangere per vederlo tornare. E grazie però anche a questo gesto e anche più avanti, Loki in questo modo paleserà, diciamo, il suo essere, diciamo, il traditore, colui che ha compiuto questo gesto, la sua responsabilità in questo, e quindi gli dèi gli daranno la caccia, lo prenderanno e lo incateneranno, un po' come avviene anche con Melkor, che appunto viene preso dai Valar e incatenato. E comunque, oltre a Hel, nella tradizione norrena c'è una dea che secondo me assomiglia a Nienna anche a livello fonetico, si chiama infatti Nanna. E Nanna non è che compaia tanto spesso all'interno del mito norreno, specialmente noi la troviamo nel momento in cui appunto Balder, che è morto e ahimè non è potuto tornare, e viene appunto, gli viene fatto il suo rito funebre sulla Drakkar, quindi sulla nave vichinga, e viene appunto dato fuoco a questa nave. E qui Nanna, che è la moglie di Balder, viene rappresentata appunto come una moglie, come una vedova che piange, che compiange il marito. E appunto alla fine Nanna si sacrificherà assieme a lui sulla pira. Quindi il fatto del pianto, della sofferenza, in questo caso torna. E adesso arriviamo al penultimo dei Valar. Ve l'ho lasciato qui in fondo proprio perché non è un Valar che compare sin dall'inizio. Lui arriva già tardi negli eventi ed è Tulka. Tulka si arriva dopo e anzi il suo arrivo è assolutamente provvidenziale, perché lui arriva proprio nel momento in cui ormai Melkor, diciamo, si è palesato nel suo ruolo di avversario e a questo punto è ora, diciamo, di fargliela pagare. E quindi Tulkas, che è questo Vala guerriero molto muscoloso, forte, robusto, diciamo che arriva proprio al momento giusto. E è interessante perché Tulkas viene rappresentato appunto come questo guerriero molto, molto massiccio, quasi un Ercole, che però possiede una cintura della forza e possiede un guanto chiodato, perché Tulkas combatte a mani nude. E questi elementi lo rendono molto simile a Thor. Anche Thor infatti viene raffigurato, descritto come questa divinità molto robusta, anche Thor possiede una cintura della forza, si chiama Megingjord, e anche Thor possiede un guanto. In questo caso non lo usa per combattere a mani nude, ma lo usa invece per impugnare il Mjolnir, perché il martello di Thor è troppo sfolgorante, quindi impugnarlo a mani nude si rischierebbe di rimanere danneggiati, quindi anche Thor ha bisogno del suo guanto. Inoltre, il rapporto Tulkas-Melkor ha tanto in comune con il rapporto Thor-Loki. In entrambi i casi, infatti, abbiamo due divinità comunque forti, robuste, che non brillano per astuzia, diciamocelo, che hanno comunque altre qualità legate alla forza, al coraggio. E dall'altra parte abbiamo comunque due entità subdole che seminano menzogna, inganno, che diciamo un po' si prendono gioco anche dell'altro, lo trovano un po' un sempliciotto, però si tengono bene a distanza, perché sanno benissimo che basterebbe un colpo per finire male. Infatti Tulkas è uno di coloro che diffida maggiormente di Melkor. Quando i Valar vogliono rilasciarlo dopo le tre ere in cui rimane incatenato, Tulkas non si fida di lui e diciamo che non ha neanche tutti i torti. Inoltre Tulkas, oltre a Thor, è stato anche in alcuni studi equiparato a Marduk, che è un dio babilonese, comunque legato anche lui alle tempeste, all'atmosfera, fenomeni atmosferici. Anche Marduk infatti arriva al momento giusto, quando Tiamat, di cui abbiamo parlato prima, appunto deve essere sconfitta, gli altri dei ne hanno paura perché è troppo potente, ecco che Marduk arriva in modo provvidenziale, sconfigge Tiamat e quindi viene acclamato dagli dei. Torniamo a Tulkas, che anche lui ha una divina consorte. La moglie di Tulkas è Nessa. E Nessa è appunto una tra le Valier, lei è agile, ama i boschi, ama correre
nella natura, viene sempre accompagnata da un cervo. È una, diciamo, che assomiglia moltissimo ad Artemide, se dobbiamo pensarla concettualmente e associarla a una divinità, perché appunto anche Artemide è una dea cacciatrice, una dea delle selve, una dea che si accompagna al suo animale sacro che è il cervo. Però secondo me possiamo fare anche un passo in più, perché in effetti sì, ci sono tantissime cose in comune tra Artemide e Nessa, però Artemide è vergine, Artemide disdegna la compagnia degli uomini, mentre invece Nessa comunque si è sposata, è la sposa di Tulkas. E allora secondo me potremmo associarla anche a una dea norrena, non proprio una dea, diciamo una gigantessa norrena che si chiama Skadi. Appunto anche Skadi è un'entità legata alle montagne, è forte, è fiera, ama stare all'aria aperta, stare appunto nel bosco, cacciare, compiere tutte quelle attività che si fanno in montagna. E suo padre, che era il gigante Thiassi, era stato ucciso dagli dei, da Thor in particolare. Quindi Skadi si presenta agli dei per appunto avere un riscatto, vuole vendetta. Ma quando gli dei la vedono così bella, così fiera, orgogliosa, diciamo che a Loki specialmente, che è così astuto, viene in mente un'idea e propone, invece di fare un duello, di fare un matrimonio e quindi dare in sposa Skadi a uno degli dei. Ma a questo punto gli dei cominciano a litigare perché tutti vorrebbero sposarla, e allora Loki ha di nuovo la sua idea geniale, ovvero sì, Skadi dovrà scegliere lei stessa suo marito, ma dovrà farlo solo guardandone i piedi. Skadi accetta perché diciamo che lei vorrebbe sposare Baldr, perché abbiamo visto Baldr è il più bello tra gli dei, il nobile e luminoso figlio di Odino. Quindi immagina, essendo un bel giovine, avrà dei bei piedi curati, delicati, mentre la maggior parte degli dei norreni, questi vichinghi nerboruti, hanno dei piedi pelosi, pieni di calli. E quindi, passando in rassegna i piedi, vede dei bellissimi piedi delicati, bianchi, curati, dice ecco, scelgo questi, pensando che siano i piedi di Baldr. Ahimè, e sono invece i piedi di Njord, il barbuto dio dei mari, perché appunto tenendo sempre i piedi nell'acqua, li ha ben curati, ben levigati. Quindi Skadi, suo malgrado, dovrà sposare il dio dei mari. Il loro matrimonio non andrà a buon fine perché appunto hanno gusti troppo diversi, Skadi ama la montagna, Njord ama invece il mare, e alla fine Skadi andrà a sposare un dio molto più simile a lei, un dio forte, coraggioso, un dio cacciatore, che è Ullr. Bene, siamo arrivati all'ultimo dei, tra virgolette, Valar, che un tempo era tra i primi. Melkor, ve l'ho lasciato per ultimo proprio perché nel corso di questa trattazione abbiamo visto che l'abbiamo nominato più volte, e è molto interessante la figura di Melkor, perché è presente praticamente, il suo archetipo è presente in moltissime altre tradizioni. Appunto la storia di Melkor è riassunta proprio brevemente: lui è uno dei primi tra i Valar, il fratello di Manwë nella mente di Eru Ilúvatar, però proprio perché è uno dei più potenti, è anche colui che a un certo punto comincia a sviluppare gelosia, invidia, vorrebbe essere pari a Eru Ilúvatar, comincia a disturbare la creazione, vuole avere un potere tutto suo. Anche lui, quando si palesa appunto nel suo ruolo di avversario, viene incatenato e tenuto prigioniero per 3 ere, dopodiché viene liberato, ma diciamo che riprende a compiere il male, alla fine viene gettato oltre le porte della notte nel vuoto, nell'abisso, da cui però tornerà appunto nel momento della grande battaglia finale, la Dagor Dagorath. Bene, conoscendo questi elementi, adesso diciamo che si potrebbe fare un paragone con tantissime tradizioni mitologiche, ve ne cito solo alcune, giusto per farvi capire quanto questa cosa della caduta, come anche nella lettera letta da Eva all'inizio di questa puntata, il tema della caduta è onnipresente. Ad esempio, mi viene in mente, la tradizione più facile che mi viene in mente è quella cristiana, anche qui c'è Lucifero, che è uno dei prediletti tra gli angeli di Dio, anche lui ha un suo pari, c'è l'arcangelo Michele,
anche lui cade perché desidera essere pari o superiore al creatore, anche lui tornerà nel momento della grande battaglia finale, anche noi abbiamo un'apocalisse. Ma se andiamo nel mondo persiano che abbiamo citato anche all'inizio, anche qui Ahura-Mazda, il dio appunto luminoso e di verità e luce, ha un fratello e rivale che è Angra-Magno, il nero serpente appunto della menzogna. E una cosa bellissima del mito persiano è che anche Angra-Magno viene incatenato, ma viene incatenato da delle maglie materiali, ovvero il mondo materiale, quello in cui ci troviamo, diventa la sua prigione. E quindi le anime, che sarebbero fatte di puro spirito, scelgono proprio, è una loro decisione consapevole, quella di incarnarsi, assumere quindi un corpo materiale, al fine di tenere incatenato Angra-Magno e di combatterlo nel suo stesso regno. Alla fine anche in questa tradizione ci sarà una grande battaglia finale, si chiama Frashkart, in questo caso la purificazione, e qui in questo caso alla fine anche qui il mondo materiale verrà distrutto, ma ci sarà il puro reame dello spirito. E giusto vi butto lì un'altra tradizione molto simile, andiamo in Mongolia, quindi quasi, quasi inaspettata questa similitudine. Anche qui abbiamo un dio, si chiama Erlik Khan, un dio Ctonio, che era una delle più luminose e prime creature di Ulgan, che è il dio creatore. Anche Erlik Khan è geloso, desidera primeggiare, desidera essere pari o superiore a Ulgan. Inizialmente viene quindi castigato, viene imprigionato, ma Ulgan è un dio benevolo, quindi a un certo punto si accetta il fatto che l'altro si sia pentito. Ma l'altro non si è pentito affatto, infatti appena viene liberato ricomincia a compiere il male e alla fine viene scaraventato nell'abisso, diventando appunto il signore dell'oltretomba. Ma tra tutte le figure mitologiche che possono avere a che fare con Melkor, possono averlo ispirato, secondo me Loki rimane una delle principali. Loki è appunto questo trickster che all'inizio comunque è al fianco degli dei e gli dà anche buoni consigli, perché comunque è molto astuto. E gli dei lo apprezzano anche per questo, è uno dei più intelligenti tra loro, viene spesso cercato il suo consiglio, però appunto cova il suo rancore e alla fine dimostrerà appunto il suo ruolo di avversario. Anche lui alla fine verrà preso, verrà incatenato, verrà appunto messo sottoterra, incatenato addirittura con le stesse viscere di suo figlio, ma anche Loki a un certo punto si libererà. Anche lui darà inizio alla grande battaglia finale, in questo caso si chiama il Ragnarok. Anche qui la terra verrà distrutta, ma poi ci sarà un rinnovamento. Quindi diciamo che in tutto questo discorso abbiamo visto come comunque la mitologia abbia profondamente influenzato il pensiero del professore, che ce l'ha, diciamo, restituita in una chiave nuova, perché alla fine era questo ciò che lui voleva fare. Appunto, non ha inventato di sana pianta qualcosa, ma ha creato un mondo estremamente coerente e pieno di riferimenti profondi, appunto per restituirci il mito degli antichi. Secondo me anche questo è uno dei pregi assoluti della sua opera. Appunto, in ogni piccolo frammento appunto della sua opera noi possiamo trovare tantissimo anche di noi stessi e del nostro passato, quindi secondo me è proprio una cosa bellissima. E le opere di Tolkien andrebbero lette anche in questa chiave, e appunto mi viene proprio da ringraziare di cuore il professore proprio per questo suo lavoro, che ci permette di riscoprire e di affrontare, approfondire sempre più anche appunto la mitologia.